Al via la seconda edizione di Cilento Experience, un territorio da vivere, che si svolgerà nel comune di Santa Marina, nella location Mozzafiato di Piazza del Popolo, sul porto della frazione Policastro-Bussentino. Il progetto Cilento Experience è finanziato dalla Regione Campania a valere sulle risorse del programma operativo complementare POC 2014-2020, linea strategica 2.4, rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura, programma regionale di eventi e iniziative promozionali. Due gli appuntamenti imperdibili con Giusy Ferreri il 27 giugno e il 29 giugno con Luchè. I due artisti si esibiranno a Santa Marina, l'ingresso sarà gratuito e i concerti inizieranno alle ore 21. Questa è la seconda edizione di Cilento Experience, c'è un progetto voluto dall'amministrazione finanziato dalla Regione Campania. L'abbiamo fatto nel mese di giugno, alla fine del mese di giugno, perché diventa anche promozione del territorio, un evento che raccoglierà sicuramente tantissima gente in modo trasversale, ai piccoli e grandi. Ci sono due grandi manifestazioni che attraranno un pubblico più grande e più giovane, ma questo è stato voluto appositamente per far conoscere le nostre meraviglie a tanta gente che ancora non le conosce. Colgo l'occasione ovviamente di invitare tutti a questi due giorni meravigliosi. Anzi, noi faremo anche, sarà giovedì 27 e sabato 29, cercheremo di organizzare anche il 28 qualcosa che attrae, quindi faremo una settimana, in fine settimana, invitiamo tutti quanti i cittadini, quelli che ci ascoltano, ma a livello regionale, interregionale, a trascorrere il fine settimana a Policastro-Bussentino, ma l'intero corpo di Policastro, la Sardo, la Scario, a San Giovanni, a Torcossani, a Torporello, quindi visitare questi luoghi, soggiornare in questo fine settimana per ammirare le nostre bellezze, per ammirare le nostre peculiarità e soprattutto per poi ascoltare questa musica che si diffonderà nel Martinello, che rappresenta la nostra ricchezza, che rappresentava la ricchezza del Sud. Noi avevamo l'idea di fare due grandi manifestazioni, una a Santa Marina e un'altra. Purtroppo quelli di Santa Marina hanno scelto Giusy Ferreri di farla cantare nel borgo a Santa Marina. Per problemi di sicurezza ci hanno detto che non era possibile perché gli spazi sono insufficienti. Però la promessa è d'obbligo per me ma per tutta l'amministrazione, quindi ci stiamo impegnando affinché se non ce la facciamo quest'anno, il prossimo anno sicuramente un evento di importanza nazionale sarà sicuramente realizzato a Santa Marina, oltre che a Policastro. Quindi troveremo un artista in modo tale che non abbiamo problemi per quanto riguarda la sicurezza. Quindi è un impegno da parte mia, ma di parte di tutta l'amministrazione, che il prossimo anno una manifestazione o più manifestazioni significative sotto l'aspetto artistico a 360 gradi sarà realizzata anche a Santa Marina. Quest'anno ci vediamo il Golfo di Policastro, ci vediamo il Porto di Policastro, ci godiamo la Piazza del Popolo e ci godiamo tanta bella musica. Grazie.